Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Azzurra Sport. Oggi spazio al basket, ma poi parleremo anche di volley e di calcio. Cominciamo con le immagini della vittoria della Paffoni a Barcellona Pozzo di Gotto. Sentiamo. Il primo urrà della Paffoni arriva dalla Sicilia. Omegna sbanca Barcellona e coglie la prima meritata ed importantissima vittoria della sua stagione. Si chiude 73-61 per i rossoverdi, che hanno menato le danze dal secondo quarto in avanti. Parte subito bene la squadra di Magro, che trova il canestro nei primi tre possessi offensivi. Barcellona però non è da meno. Al terzo minuto il punteggio è di 6-6. Blackout offensivo per la Fulgor, che perde un paio di palloni, e la Briosa ne approfitta per schizzare sul 13-8 con Migliori scatenato. Omegna però ha pazienza e non si perde d'animo nel momento di difficoltà. Ha una reazione immediata con Cappelletti e Gurini per la nuova parità. Al primo riposo i siciliani sono avanti di una sola lunghezza sul 19-18. Nel secondo quarto poi, come detto, il pallino del gioco passa in mano alla Fulgor, che sembra mentalmente più libera rispetto alle ultime uscite. L'impatto dalla panchina di Gurini è ottimo. Nonostante le polveri bagnate dalla lunga distanza, il capitano trova punti in penetrazione dalla lunetta. E così la Fulgor prova il primo tentativo di allungo, andando al riposo sul 34-29. Le cose non cambiano nel terzo quarto con Barcellona, che prova ad impattare, trovando però sempre la risposta pronta di Cappelletti e compagni. È una lotta di nervi, una partita nella partita, con la Paffoni che con la testa c'è e come se c'è. Moore ne mette 8 in questo periodo e Omegna si porta sul più 8 al trentesimo. Vantaggio che la squadra di Magro ha il dovere di capitalizzare nel corso dell'ultimo quarto, e così è. La Fulgor infatti arriva sul più 10, l'ultimo tentativo di Barcellona sul meno 6 con un canestro di Moccaferri. Casella e Gurini però colpiscono dall'arco, portano i loro compagni sulle più 12 e di fatto mandano i titoli di coda. La Paffoni dunque vince 73-61, un più 12 importante anche in chiave scontro diretto. Non c'è però tempo per festeggiare. Mercoledì al Pala Battisti alle 20:30 l'attesissima partita contro la Mensana Siena, la dominatrice del basket italiano negli ultimi 10 anni. E continuiamo a parlare di basket. Bene anche la Mami, che batte al Pala Novarello Miniato. Sentiamo. Finalmente Mami, nella settima giornata di campionato arriva la seconda vittoria, la prima meritatamente conquistata tra le mura di casa. Davanti a un pubblico che ha aumentato il suo tifo col passare dei minuti, gli squali hanno battuto San Miniato 77-71 al termine di un entusiasmante confronto. Mami in campo con Sacco, Crusca, Coviello, Ferrari e Paesano. Coach Barsotti schiera Zita, Stefanelli, Bruno, Pagni e Bertolini. Coviello piazza subito la tripla, ma Stefanelli non fa tacere i suoi e infiamma la retina dall'altra parte. Equilibrio finché Ferrari e poi Sacco non scaldano la mano e danno il 15-9 ai biancorossi, che allungano ancora sul 23-15. Pagni e Zita però in un amen ricuciono lo strappo ed è 23-22. La nuova fiammata della Mami è corale, perché sul 36-26 si arriva grazie ai canestri in rapida successione di Coviello, Crusca e Ferrari. I toscani però non demordono e nel finale di primo tempo trovano un nuovo slancio. All'intervallo si va con la squadra di Vescovi avanti di tre lunghezze, 40-37. Equilibrato anche il terzo quarto, Stefanelli non sbaglia, Sacco gli risponde insieme a Coviello, ma San Miniato prende un piccolo margine di vantaggio che degestisce fino al trentesimo. Gli ospiti infatti guidano di due lunghezze, 55-57. L'ultimo periodo è un lungo testa a testa, con continui sorpassi e controsorpassi. Il pathos e l'adrenalina scorrono a fiumi. Quando mancano 4 minuti il tabellone dice 64-63 per gli Sharks. Coviello e Paesano sono gli eroi del finale, piazzato e schiacciata che valgono il più 4. Zita ha un ultimo sussulto, ma Resca e Sacco decidono che questa partita non si può davvero perdere. Finisce 77-71 e finalmente la Mami può alzare le braccia al cielo. In questa lunga maratona che sarà la corsa salvezza, questi due punti sono davvero pesantissimi. Di Andrea Crippa dopo il successo della Igor contro il Modena.
Con Noemi Signorile a commentare una vittoria molto molto importante a mio avviso nel processo di crescita di questa Igor. Avete giocato due set a mio avviso quasi perfetti e comunque avete portato a casa un quarto che non era assolutamente semplice da risolvere con grande maturità. Assolutamente sì, siamo state brave perché le abbiamo subito messe sotto, poi ci sta una reazione da parte loro perché comunque sono una buonissima squadra, però devo dire che siamo state brave noi comunque a star sempre in partita e a portare poi a casa il risultato. Il primo set l'avete giocato in una maniera veramente strepitosa. Assolutamente sì, secondo me non si aspettavano una Igor così subito d'impatto, infatti poi ci siamo un attimo adagiate forse, però dai, sono contenta perché era importante portare a casa i tre punti. È stata una partita non facilissima per te perché la ricezione non ha sempre lavorato nella maniera perfetta, però hai trovato con grande lucidità le tue tre attaccanti, forse è stata la partita in cui siete riusciti a distribuire meglio per responsabilità e punti. Credo che anche per te questa sia un'iniezione di fiducia. Sì, assolutamente sì, poi pian piano partita dopo partita i meccanismi cominciano a funzionare, ci vuole tempo e continuando a giocare poi sarà tutto più facile. Quattro partite, quattro vittorie per una squadra che ha cambiato tanto, come stavi dicendo te, è tanta roba. Assolutamente sì, non possiamo essere più contente. Sicuro una vittoria molto importante per noi, tre punti molto importanti. Penso che abbiamo giocato come squadra tutti molto bene, uniti e in momenti di difficoltà ci siamo aiutate molto. Comunque sono molto soddisfatta. Ritrovavi la tua ex squadra Modena, pronti via, due punti, uno più bello dell'altro. Non è che non ti è tremata la mano? Ma no, come ho detto prima già, indipendente contro chi gioco, sempre voglio dare meglio, aiutare la mia squadra il più possibile e sempre portare a casa vittoria, no? Ex squadra, vabbè, loro sono una squadra forte, sicuro ci incontreremo anche più avanti in altre competizioni, sono sicura, e bocca al lupo a loro. Siamo entrate dal primo set molto molto aggressive, molto attente, però penso che la nostra battuta abbia fatto la differenza perché ovviamente Ferretti è un grandissimo palleggiatore, però come tutte le squadre con la ricezione staccata ha permesso al nostro muro difesa di organizzarsi molto meglio. Credo che la chiave di lettura sia stata soprattutto in quello. Ecco, concordo assolutamente, soprattutto la difesa. Stasera avete difeso tantissimo, soprattutto molto di squadra, che è forse quello che è l'aspetto più complicato per una formazione che ha cambiato tanto in estate, che non ha potuto allenarsi tantissimo. Sono questi i segnali che cercavate? Sì, perché penso che la difesa è un fondamentale dove va bene la tecnica, però a un certo punto viene fuori proprio il cuore della squadra e vedere il nostro palleggiatore, il nostro grande oppostone difendere così tanta roba e avere due ricettori così bravi, così solidi come Auri Cruz e Caterina Bosetti, insomma, ha aiutato, mi hanno aiutato tantissimo ed è bello per me potermi girare e guardare le mie compagne che insomma mi danno una grandissima mano. Ora il calcio, perché non smette di stupire il Lavarallo Pombia che vince 1-0 a Cigliano. Le parole di mister Alessandro Ferrero. Sono Alessandro Ferrero, allenatore di Varallo Pombia. Allora mister, che partita è stata? È stata una partita combattuta, credo che sia stata intanto una bella partita, tirata fino alla fine, insomma, potevano fare gol loro al primo tempo, abbiamo avuto anche noi un paio di occasioni, poi il primo tempo è stato molto equilibrato, nel secondo tempo a mio giudizio abbiamo fatto forse un pochettino meglio noi e quindi abbiamo legittimato la vittoria con una buona azione e un bel gol. Forse paradossalmente il vantaggio lo si aspettava nel primo tempo dove Varallo Pombia ha creato tantissime occasioni e invece il secondo tempo è stato un po' più, sono venute meno occasioni, i ritmi si sono un po' abbassati. Sì, la partita sarà altissima come ritmo, sicuramente il primo tempo di più, è chiaro che poi a quei ritmi lì diventa difficile lavorare per 90 minuti così. Noi abbiamo avuto 3-4 palle gol nitide il primo tempo, ma loro hanno preso un palo e una traversa, quindi credo che alla fine l'abbiamo anche meritata questa vittoria. Il prossimo turno vi vede contro lo Stresa, che partita si aspetta? Tutte battaglie tra le domeniche contro squadre sempre ben organizzate con qualità importanti dei singoli giocatori, quindi spero di almeno a livello di prestazione di fare una partita come quella di oggi che era già qualche domenica che ci mancava, quindi al di là del risultato che ovviamente i tre punti sono importanti è stata la prestazione che mi ha veramente soddisfatto, sono stati bravi ragazzi. Ora ospiti e contenuti di Dilettanti per Dire, in onda come sempre lunedì alle 20.35, poi le repliche martedì alle 13 e alle 17. Sentiamo.
Appuntamento con Dilettanti per Dire. In questa prima parte, nei nostri studi, abbiamo il direttore sportivo del Gozzano, Alex Casella. Ciao Alex. Ciao, buonasera a tutti. E il vice allenatore del Baveno, Giuseppe Cane. Ciao Beppe. Buonasera a tutti. Tre vittorie consecutive, Baveno che ripensa in grande? Ma noi non abbiamo mai smesso di pensare in grande, dobbiamo riuscire a trasformare questa idea pensiero anche in buon gioco e in risultati. Cosa manca in questo momento? Ancora? In questo momento manca una quadratura di squadra, un po' di continuità. Alex, invece Gozzano era partito benissimo, primo posto in classifica insieme alla Caronese, nelle ultime tre partite cosa si è inceppato? Ma abbiamo avuto qualche defezione sicuramente, ma il bicchiere è mezzo pieno. Ci avessero detto a luglio che avremmo rivestito questo ruolo in questo campionato, meno quello di quanto dimostrò fino ad oggi, avremmo sottoscritto subito quelle parole. Abbiamo un allenatore che in categoria è uno dei più preparati e una rosa di giocatori all'altezza per rivestire un ruolo da protagonista in questo campionato. Ecco, da protagonista significa pensare ai playoff, ammesso che ci siano? Noi da questo punto di vista, come stiamo facendo dalla prima giornata, viviamo veramente giorno per giorno. Siamo partiti con l'obiettivo di salvarci il prima possibile. Abbiamo fatto vedere a tutti che la squadra si esprimeva con un ottimo calcio e abbiamo raggiunto una posizione da protagonista in campionato, arrivando al primo posto a pari punti con la Caronnese 4 domeniche fa. È chiaro che cerchiamo sempre di fare il meglio, ogni giocatore, ogni elemento della società, dal magazziniere al presidente, cercano di far sì che il Gozzano possa esprimersi al meglio domenica per domenica. I mezzi ci sono per far bene, poi ci sono mille variabili che nel calcio bisogna tenere in considerazione. Nella seconda parte avremo invece Adolfo Fuse, tecnico del Fomarco, e Moreno Tonati, insomma non perdetevi Dilettanti per Dire. Noi ci fermiamo qui, è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio ai programmi della rete, buon proseguimento.